tutte e tutti essere qui, insomma, contro ogni, diciamo, vento a sfavore. Allora, innanzitutto partirei da un dato che è quello che anticipava Giulio nell'intervento d'apertura, cioè la fase che si prefigura è quella di probabilmente un ritorno dell'austerità. Il 20 settembre l'Italia in teoria, alla luce dei ritardi, forse sarà più in là, ma insomma dovrebbe presentare il suo piano strutturale di bilancio di medio periodo, medio termine, insomma, il piano con cui l'Italia dirà come vuole affrontare la sostenibilità del rapporto debito-PIL e del rapporto deficit-PIL alla luce del ritorno del patto di stabilità. Questo è il dato, insomma, perché dopo il Covid si era prefigurato in qualche modo un cambio di paradigma, no? Di cui abbiamo parlato l'anno scorso e anche l'anno precedente, cioè un potenziale ritorno delle politiche fiscali, delle politiche industriali, di un po' di keynesismo espansivo, insomma, e quant'altro, e quindi PNRR, e in qualche modo una piccola apertura verso il processo di integrazione fiscale europea e non solo monetaria. Questo è stato spazzato via in qualche modo dal ritorno del nuovo patto di stabilità, quindi questo sarà il vincolo esterno con cui ci troveremo a fare i conti negli anni a venire, insomma, volenti o nolenti, e le regole sono nuove ma sostanzialmente invariate, in termini di vincoli di finanza pubblica, e quello che ha portato l'ondata precedente, diciamo, dell'impianto di patto di stabilità sono state sostanzialmente quelle di austerità e le cosiddette riforme strutturali. Quando c'è piano strutturale, poi, diciamo, a seguire, insomma, quando c'è la parola strutturale, a seguire poi ci sono le cosiddette riforme strutturali, che in Italia sono state, ma non solo in Italia, sostanzialmente le riforme del mercato del lavoro, insomma, dal pacchetto Treu in poi, che è precedente ovviamente alla crisi del 2010-2011, ma che poi ha vissuto una commissione di riforme strutturali e austerità, insomma, tagli alla spesa pubblica. Quindi, diciamo, quello che ci aspetta, speriamo di no, ma probabilmente sarà questo, insomma, riforme di ulteriore flessibilizzazione del mercato del lavoro. Perché? Perché, diciamo, il sottostante teorico è quello, diciamo, che ci dice che questo tipo di riforme è l'unica ricetta per portare a una convergenza, no? Tra paesi della periferia e del centro dell'Eurozona, e anche per provare ad avere una convergenza tra le aree interne del paese. E quindi il sottostante teorico è quello del liberismo a cui si accennava prima, no? O ordoliberismo, insomma, nelle sue varie forme espressive. E quindi l'idea secondo cui, rimuovendo i vincoli, le rigidità del mercato del lavoro, che spesso sono i sindacati, insomma, parliamoci chiaro, insomma, la contrattazione, i sindacati, insomma, rappresentano il legaccio, la rigidità per eccellenza, rimuovendo questi ostacoli. Sì, favorisce, diciamo, un aggiustamento dinamico del mercato del lavoro, quindi si incontrano domande e offerte del mercato del lavoro. Chiaramente c'è, diciamo, un approccio teorico specifico, ideologico, chiaramente non supportato dall'evidenza empirica, perché quello che queste riforme hanno portato, soprattutto in Italia, insomma, ora siamo a 10 anni da George Saxe, possiamo tranquillamente dire, insomma, i risultati sono catastrofici, come diceva prima Monica, si è avuto un aumento effettivamente dell'occupazione, siamo tornati ai livelli pre-crisi, addirittura pre-2008, ma di cosa è fatto questo aumento di occupazione? Di forme chiaramente di sacche di precarietà, di frammentazione delle figure professionali, e soprattutto se guardiamo dal 2015 ad oggi l'andamento dell'occupazione e le ore lavorate, vediamo, diciamo, uno scollamento chiaro tra queste due variabili, aumenta la forbice, quindi, diciamo, aumentano i contratti part-time, aumentano i contratti a tempo determinato. Dal 2004 al 2023 sono aumentati il 71% i contratti part-time, insomma, è quello che è, e la distribuzione a livello nazionale di queste sacche di precarietà chiaramente non è omogenea. Quindi abbiamo al centro-nord in qualche modo una situazione che si attesta vicino alla media nazionale, e nel mezzogiorno invece chiaramente una quota, vado a memoria, del 20% di contratti a tempo determinato sul totale, quindi insomma una quota molto elevata, soprattutto tra i giovani e le donne, ovviamente. E dal lato retributivo chiaramente la situazione è ancora peggiore, no? Abbiamo working poor, ma soprattutto abbiamo, diciamo, l'unico paese OCSE che ha vissuto una riduzione dei salari reali. Questo è noto, insomma, un dato che tutti conosciamo: le retribuzioni in termini reali sono scese del 12% in Italia, in Germania e Francia sono aumentate del 6-11%, sono delle
viceversa, Germania 11, esatto, insomma, il dato è chiaro, chiaramente la crisi inflattiva, dopo il Covid è arrivata la crisi inflattiva, c'è stato il colpo di grazia in termini di erosione del potere d'acquisto dei lavoratori, ovviamente soprattutto nel mezzogiorno e soprattutto in quelle fasce, diciamo, di reddito medio-basse e in quelle diciamo, categorie professionali e occupazionali che sono più esposte ovviamente alla precarietà e al tipo di contratti di cui abbiamo parlato prima. A questo ovviamente si lega, questo è il lato dell'offerta di lavoro, insomma sul lato della domanda chiaramente un disastro in termini di struttura produttiva e di capacità produttiva del paese, ovviamente non solo dell'Italia, sulla Germania no, al calo sull'automotive, quindi insomma c'è un quadro oltre alla guerra anche da un punto di vista industriale quello che è. E chiaramente l'erosione della capacità produttiva e della struttura produttiva italiana porta con sé ovviamente un'ulteriore crisi occupazionale, no? Ovviamente. E questo quindi, diciamo, per fare la quadra, che cosa ci dice? Ci dice ovviamente, ci parla di un aumento della precarietà, probabilmente di una nuova ondata di riforme che vanno in senso opposto a quelle desiderate, anche di un aumento della forbice, del divario, famoso divario nord-sud, quindi l'autonomia differenziata da questo punto di vista ancora ulteriormente rischia di aggravare la situazione, insomma è stato dimostrato da studi empirici, teorici, insomma in tutte le salse che quegli interventi che provocano le cosiddette gabbie salariali in realtà, diciamo, non facilitano lo slancio della produttività del lavoro o di tutte quelle variabili, insomma, che si vorrebbero liberare, slanciare, ma al contrario, insomma, creano delle sacche di, insomma, disuguaglianza ulteriore. E invece al contrario, che cos'è, diciamo, che bisognerebbe impostare un piano chiaramente in qualche modo organico di politica industriale, ovviamente, come diceva Giulio prima, quindi insomma interventi, investimenti mirati, targati, insomma a livello settoriale, soprattutto nelle aree del paese che hanno bisogno di convergere, quindi soprattutto nelle aree del centro-sud, ma soprattutto, quindi diciamo da un lato politiche a monte e a valle, no? Si dice, quindi politiche predistributive e politiche redistributive. Quindi a monte politiche industriali, interventi di rigidità del mercato del lavoro, quindi al contrario insomma di quello che è stato fatto fino ad oggi, una vera riforma del salario minimo, chiaramente, ovviamente, che come è stato dimostrato da diversi studi empirici non inficia l'andamento dell'occupazione, ma al contrario, diciamo, favorisce un'occupazione di qualità e anche consente alle imprese di dare slancio alla produttività del lavoro, quello che gli economisti chiamavano una volta effetto Ricardo, no? Quindi diciamo, aumentano i salari, aumenta la produttività, non viceversa. E quindi tutte quelle politiche consentono una corretta distribuzione della fetta, quindi del valore aggiunto, al fattore lavoro e non ai profitti, e ovviamente a valle, tasseccio, quindi a valle diciamo, tutte quelle politiche di redistribuzione dei redditi della ricchezza che consentono in qualche modo di aggiustare, di regolare una scorretta distribuzione, quindi che vadano, no, con una tassazione, come sappiamo, progressiva dei redditi, progressiva soprattutto del capitale, e una lotta senza frontiere chiaramente all'evasione e all'elusione fiscale, riescano a liberare tutte quelle risorse che sono necessarie, no, per fare quegli investimenti che servono a, a monte per la politica industriale e per dare slancio, no, alla struttura produttiva del paese, dall'agricoltura ai servizi, e qui insomma abbiamo Fly che attraversa in modo trasversale insomma un po' tutti i macrosettori, quindi diciamo l'emergenza riguarda trasversalmente al di là, no, della terziarizzazione, dei processi insomma di deindustrializzazione e quant'altro, siamo ancora bene o male la seconda manifattura del paese, quindi è bene che ci occupiamo anche, no, in modo trasversale di tutta la struttura produttiva e poi del mercato del lavoro in modo chiaramente comprensivo e trasversale.